questo è il nostro contratto, dal lunedì al venerdì dalle 8 a mezzogiorno. 4 ore invece voi lavoravate? Molto di più, 8, 12, dipende dalla giornata. Non hai un orario fisso, ma fai il minimo 8 ore. Nel settore di mobili non esistono 4 ore. L'ultimo contratto ho avuto con questa società che si chiama Albrit SRL, Logistica SRL, aveva vari palti qua a Torino, un paio di società come Arredissima e Conforama. Io ho lavorato per entrambe. Io faccio il facchino, autista, montatore e falegname. E certe volte mi capita magari di risolvere certi problemi anche in muratore, togliendo un davanzale di una finestra, grattando un muro per far entrare una cucina. Loro ti dicono, ah, devi farlo, perché se tu non consegni quella merce, noi non guadagniamo. E tu quindi devi fare starti mortale per farlo. Dalle 7 fino alle 9 senza pausa pranzo. Dovevamo essere a Nichilino alle 7. Si caricava e alle 8 dovevi essere già fuori per strada. Che ora finisce, quando apre il furgone, che trovo il furgone vuoto, devi tornare a casa, quindi nessuno lo sa. Se ti carica un furgone in due persone, a un sesto piano una cucina, più due divani, non sei un animale che dalla mattina alla sera nemmeno un panino puoi mangiarlo, perché non hai il tempo, si mangi un panino e torni a casa a mezzanotte. Allora, guardi, questa è una busta paga nostra. Su questa busta paga qui, vedi che i giorni lavorativi 7 giorni, ma invece noi abbiamo lavorato 25 giorni, e invece di 7 giorni. Cioè questa paga... Questo appunto lo mettevano in... È nero, è nero proprio. Prima lo davano a mano e ultimamente te lo davano proprio sul bonifico. Sì. Ti fanno una busta paga di 700-800 euro. Il bonifico arriva di 1.800, cioè dipende dalle giornate che hai fatto. Però vai a perdere tutto, vai a perdere tredicesima, quattordicesima, tefer, ferie. Io sono stato male, ho problemi di schiena, mi sono usciti 3 ernie di disco, quindi ho problemi proprio enormi in schiena, ma me l'ha confermato anche il dottore di INAIL, perché adesso sono ancora sotto infortunio, che sto vivendo col cortisone. Quando è arrivata la busta paga, in cui 12 giorni di malattia, ho ricevuto 72 euro di malattia in 10-12 giorni. Certo. Se fai il conto, nemmeno 5 euro giornaliere. Perché ovviamente lo Stato ti dà a secondo quello che stavi lavorando. Perché per lo Stato io lavoro solo 4 ore e 4 giorni a settimana, 5 giorni a settimana. Quando è stata proprio bucata la gomma, ho chiamato subito il nostro responsabile e ho detto magari che riusciamo a aggiustare la gomma. Poi mi diceva aspetta oggi, aspetta domani. Alla fine ho aggiustata io, ho pagato solo le soldi sulla mia tasca. Perché non posso continuare, non posso fare le consegne che la gomma è sgonfiata, perché è proprio un buco, proprio diciamo che è grosso. Lavaggio proprio ti dicono il furgone ogni settimana devi lavare dalla tasca tua, ovviamente. Noi abbiamo detto sì, ma almeno mettici almeno un 20 euro in più sullo stipendio eccetera, ma voi ragazzi prendete le mance, cioè le devo togliere dalla mancia. Il cliente diceva che non si può entrare sulla via. Tante volte abbiamo fatto la roba, abbiamo portato la roba a piedi sotto la pioggia. Guardate quanto è salita. Cioè, siamo venuti a fare denuncia perché non ce la facciamo più. Abbiamo fatto così perché non si può andare avanti con un contratto così di 4 ore, con la base di paga base di 700 euro. Se uno non sta bene, se diciamo fa la malattia, non prende niente. Diciamo se uno fa anche la pratica di disoccupazione, non prende nulla. Non si può, io non guardo il futuro con questo qua. Quando vi siete rivolti all'avvocato, la reazione dell'azienda qual è stata? Allora, la reazione è stata questa. Ci hanno stoppato i stipendi, non ci hanno fatto lo stipendio, non ci hanno fatto il bonifico per i stipendi. Io e i miei due colleghi che siamo stati messi in causa. E come l'hanno giustificato? Quello... così dicevano, all'improvviso... Prima tutti si occupavano di bonifici, di calcoli, di cose eccetera, all'improvviso appena scrivi un messaggio tutti sono diventati solo soci, nessuno si occupa più di niente, per loro i dipendenti sono fazzoletti, usa e getta. Questi lavoratori che hanno raccontato queste storie dipendono da società che lavorano per grandi società, per grandi aziende, per grandi committenti. I committenti non hanno l'obbligo solidale in quanto utilizzano il contratto di trasporto, ma per il sindacato, secondo noi, assolutamente devono rispondere in solido di quello che accade a questi lavoratori. Non possono dire, a nostro avviso, che noi non sappiamo. Sicuramente sanno, sicuramente sono complici, sicuramente alimentano questa...
questo circolo vizioso. Non sono storie isolate, sono storie ricorrenti. Si potrebbe dire che è quasi la punta di un iceberg. Quando la concorrenza tra aziende viene fatta solo con l'abbassamento dei diritti, con l'abbassamento delle tutele, con l'abbassamento dello stipendio dei lavoratori, la fine è questa. Sono società create già a scadenza, create per perire quando vengono fuori i problemi. Io ho lavorato per 5 anni per 2 cooperative a modo convenienza. Portavo i mobili a casa dei clienti, li montavo, li portavo su dal primo piano fino al 10° piano anche. Meno di 10 ore non ho fatto mai. E il contratto? Il contratto era di 8 ore, quello che lo fanno loro, però era di ditta di pulizia, non era di montatore dei mobili. Tu arrivavi a casa, si cambiavi 2 parole con la moglie e boh, andavi a dormire, mangiavi e andavi a dormire, non è che facevi tanto. Io i bambini li vedevo solo la domenica, anche la domenica si lavorava anche lì. Ho avuto anche problemi con la schiena, ho 2 anelli già fratturati, ho fatto già i raggi, ho fatto tutto, ho fatto un po' di terapie e adesso mi sono ripreso un po', però prima vai anche fuori di testa a volte, non potevi mangiare, non avevi tempo, perché tu ti fermavi mezz'ora, un'ora a mangiare e già avevi un'ora a meno, perdevi già. E che cosa chiedete appunto? Rispetto delle persone e di quelle che lavorano lì anche, per fare un rispetto, perché non si può lavorare così in questo modo qua, come animali, per carità, mi scusi adesso della parola, però non si può lavorare così. Che cosa chiedete al governo? Allora, chiediamo 2 cose principalmente. Uno, che venga rifatto, venga rivisto il discorso del contratto di trasporto. 2, secondo me bisogna che quando si fanno delle attività particolari devono essere applicati dei contratti giusti, non si può lasciare libero arbitrio al rispetto dei contratti, quindi lavorazione particolare, lavorazione giusta, contratto giusto applicato in modo corretto.